Eccoci qua. Angelo. Buonasera a tutti. Perché è di nuovo l'eco. Controllo un attimo, mi è arrivato un po' d'eco, scusami. Allora, sì, leggero. Il bello della diretta. Buonasera a tutti. Allora, siamo di nuovo live con Liberi Oltre STEM. Questa è la rubrica di neuroscienze. E questo vi ho portato un carissimo amico, nonché collega, Angelo Pichieri. Noi abbiamo fatto la specializzazione insieme. Lui era il mio senior quando io sono entrato in specializzazione. E poi siamo entrambi emigrati qua nel Regno Unito. Angelo adesso fa il consultant a Bristol e si occupa di chirurgia dell'epilessia. Angelo, grazie per essere intervenuto. Buonasera. Ciao Giulio, grazie per avermi invitato, è un piacere. Ho seguito le altre puntate del podcast e devo dire è un format di alto livello. Complimenti. Sì, anche, diciamo, anche la tua presenza è una presenza di altissimo livello. Adesso chi ci segue se ne accorgerà. Allora, Angelo, vabbè, oltre ad essere un amico e diciamo, un collega veramente di valore, che mi ha insegnato tante cose, fra l'altro. La cosa che mi è sempre piaciuta di Angelo, diciamo, per chi ci segue, che no, ovviamente non lo conosce, è il fatto che è sempre stata una persona estremamente curiosa ed eclettica, che si interessa di tantissimi argomenti anche al di fuori della sua stretta specialità. Allora, la chirurgia dell'epilessia con la psicochirurgia non c'entra nulla, questo lo precisiamo. E infatti questa sera in realtà parliamo di un argomento che è abbastanza delicato, che è appunto questa entità che è la psicochirurgia, che è una disciplina che sostanzialmente in questo momento non esiste e che ha una storia estremamente travagliata, e che appunto di cui adesso parleremo con Angelo, ma che è una storia molto affascinante e che, diciamo, ha una possibilità, un barlume di possibilità di rinascere in futuro, ovviamente in forme estremamente più, come si dice, specifiche, targetizzate su alcuni disturbi in particolare. Fra l'altro faccio un'ultima premessa e poi ecco, diciamo, lascio la parola ad Angelo, anzi, gli farò la prima domanda. La premessa necessaria è che molte delle cose di cui sentirete parlare questa sera sono eticamente estremamente discutibili, ma sono pratiche che si facevano 50, 60 anni fa. Si facevano in un periodo in cui la medicina era molto esplorativa, pionieristica, diremmo, in cui le linee guida etiche di quello che si faceva erano poche o inesistenti. E soprattutto teniamo presente che era un periodo storico in cui la neurochirurgia stessa, non dico che era in fase embrionale, ma diciamo, si faceva ai livelli in cui si fa più o meno ora, anche se sempre, diciamo, non così avanzata, forse un po' negli Stati Uniti. In tutto il resto del mondo era una disciplina abbastanza in divenire, anche sulle cose che oggi a noi sembrano più banali. Quindi ecco, questa contestualizzazione specifica è doverosa. E parliamo di un periodo storico in cui la gente fa fatica a pensare questa cosa, ma tenete presente che la TAC, la tomografia computerizzata, è entrata nella pratica clinica nel 1975. E la risonanza magnetica che oggi usiamo per studiare praticamente tutto quello che sappiamo del cervello, cioè molte delle cose che sappiamo del cervello, è stata introdotta nella pratica clinica negli anni 80. Quindi negli anni 50, periodo e 40, diciamo, del secolo scorso, in cui si praticavano ancora queste procedure, non c'era nulla di tutto ciò e quindi le nostre conoscenze erano molto rozze. Detto ciò, fatte le doverose premesse, partiamo, diciamo, andiamo al sodo. Ecco, Angelo, facciamo un po' un preambolo su quella che era appunto, diciamo, la psicochirurgia a livello, diciamo, molto generale, poi andiamo un po' più nel particolare e cerchiamo di capire com'è nata. Sì, come dicevi tu, non vorremmo dare l'impressione di fare una puntata ai confini della scienza moderna o su quello che ci aspetta brevissimo nell'ambito della neurochirurgia. È più un tuffo nel passato, anche se poi discuteremo le prospettive future. Io in realtà quando ero alle scuole superiori pensavo che la neurochirurgia fosse la chirurgia della mente e siccome ero appassionato di filosofia, avevo scelto questa branca della medicina perché volevo toccare con mano i pensieri, per poi accorgermi che in realtà il neurochirurgo adesso è più assimilabile a un idraulico molto specializzato, a un meccanico molto specializzato, più che a un mago della mente, o qualcuno che può cambiare la personalità o la mente. Però
questo concetto di voler cambiare le persone da un punto di vista funzionale, da come si muovono nella società, da come interagiscono socialmente, è stato sempre un impulso per nuove scoperte da parte dei neurochirurghi in passato, e in parte perché l'inebriamento, no? L'inebriamento, il passaggio da una concezione in cui il corpo umano aveva la sede delle emozioni nel cuore a un sistema che aveva come centro il cervello, è avvenuto proprio nel XVIII, XIX e XX secolo, soprattutto nell'inizio del XX secolo. Anche grazie al fatto che le malattie psichiatriche finalmente furono riconosciute come psichiatriche, non come possessioni demoniache o come eventi paranormali che si personificavano sulle persone, sui pazienti. Quindi c'era un entusiasmo nel aver scoperto che il cervello era la sede di queste cose, e la spinta fu nel cercare di verificare esattamente dove queste cose avessero sede, quindi l'impulso a quello che chiamiamo locazionismo, cioè il vedere il cervello come una struttura fatta di stanze, dove ogni stanza si occupa di qualcosa. E questo fu anche fomentato da alcuni grossi esempi di casi famosi che sono successi e documentati alla fine del 1800. Per esempio c'è il caso famoso di Phineas Gage, che era un lavoratore ferroviario che fece un incidente con una barra che gli entrò nella fronte, attraverso l'occhio, e da quel momento in poi cambiò totalmente personalità. Oppure un soldato, Paul Kern, che era un ungaro che fu sparato durante la Grande Guerra, e si dice non dormì più da allora. Poi anche ancora casi di ictus cerebrali con cambiamenti drammatici, persone che parlavano altre lingue o assumevano altri accenti, e persone con epilessia che avevano dei sintomi molto curiosi, vedevano se stessi dall'esterno o avevano delle crisi epilettiche che erano, ecco qua vediamo il signor Gage in una foto dopo l'incidente. Come vedete poteva ancora posare, faceva tutte le cose normali durante il giorno, però aveva una personalità molto diversa, con mancanza di filtri, aveva dei problemi sociali, non si relazionava più bene con le persone, con i propri cari, aveva degli episodi di violenza, per esempio, nei confronti della moglie, e vari problemi. Dunque, tutti questi casi messi insieme portavano i dottori dell'epoca a pensare che ci fossero delle specifiche funzioni contenute in specifiche zone del cervello. Ora sappiamo che non è più così, perché il cervello, come lo conosciamo oggi, è più una ragnatela in cui ci sono dei punti cruciali che sostengono altre funzioni meglio degli altri. Però sono estremamente interconnessi e anche sì, fanno parte di questi network che sono molto molto più complessi di quanto ci potessimo immaginare in passato. E ovviamente per gli scienziati in passato manipolare questa ragnatela era il sacro graal, perché è sempre stato una cosa esoterica il fatto di poter interferire col pensiero delle persone. Passando un pochettino alla storia più recente, noi dobbiamo un attimo contestualizzare qual è il problema delle malattie mentali nella nostra società. 5 su 10 cause di disabilità, oggigiorno, sono di origine psichiatrica. Se pensate che la depressione maggiore coinvolge fino a una persona su 5 nel corso della vita, le dipendenze da sostanze, da qualsiasi cosa che provoca dipendenza, scommesse,
rappresentano un grosso problema sociale. In passato queste persone qui venivano stigmatizzate, venivano date agli sciamani, venivano fatti rituali. C'è un famosissimo quadro di Bosch del XV secolo in cui si vedono questi dottori che andavano in giro per le strade a fare fuori in testa alla gente con problemi mentali, perché si pensava che facendo un foro in testa si potesse estirpare questo demonio che viveva nella testa delle persone. Questo probabilmente era sostenuto da... Aspetta che forse lo trovo pure. Vai, scusami. Mentre lo trovi, questo probabilmente era sostenuto dal fatto che in passato c'erano delle determinate condizioni che miglioravano facendo dei fori in testa. Per esempio abbiamo una condizione che si chiama ematoma subdurale cronico, in cui c'è questa raccolta di sangue che è intorno al cervello e che può essere evacuata semplicemente facendo un forellino e togliendo questo sangue. Questo sangue, a causa della compressione sul cervello, causa dei problemi. Per cui probabilmente sulla spinta di questi occasionali successi, si rafforzò questa idea di poter trattare qualsiasi disturbo mentale facendo dei fori in testa. E per esempio in questo quadro voi vedete che c'è questo quacchero, questo truffatore, diciamo, che andava in giro per stare facendo dei tagli soltanto sulla pelle e poi dicendo ok, ho trattato il paziente, vedrete che sarà meglio. Prendeva i soldi e poi si muoveva in un altro villaggio e scompariva. Passando alla storia più recente... Scusami, faccio un attimo un'aggiunta. Diciamo anche, giusto un'aggiunta a quello che hai detto prima sul discorso del locazionismo, no? Tra l'altro, ecco, bellissimi commenti da Lisa. Fidarsi di un tipo con l'imbuto in testa mi ha spaccato. E Giuseppe ci dice: anche oggi per ridurre la pressione intracranica, giusto, dipende dalle patologie. Poi, se vuoi, magari ci torniamo, Giuseppe. Sul discorso locazionismo, giusto un'aggiunta, c'è anche da dire che la spinta locazionista, soprattutto nell'Ottocento, veniva dal fatto che ci si cominciava a rendere conto che alcune patologie più neurologiche che psichiatriche, cioè la paralisi, per esempio, l'impossibilità di parlare, quella che si chiama afasia, mutismo in maniera più popolare, insorgevano per delle lesioni estremamente localizzate. E quindi era nata questa concezione, come diceva giustamente Angelo prima, che il cervello fosse una cosa un po' a compartimenti stagni. Come abbiamo visto nelle live precedenti, in realtà questa cosa non è oggi tanto vera, anzi non è per niente vera. E come dicevamo soprattutto nella prima live, mi pare di averne accennato, e come ha detto adesso Angelo, cioè il cervello è un network in cui ci sono degli hub. E il motivo per cui in alcune zone si creano delle lesioni e danno dei problemi così evidenti è perché quelli sono gli hub che vengono colpiti, ma ci sono altre funzioni che sono sparse in maniera estremamente più estesa. E questo è spesso il problema delle patologie psichiatriche. Scusami Angelo, vai. Sì, poi questo per giustificare, diciamo, perché i neurochirurghi a quell'epoca, o comunque gli scienziati, i neuroscienziati a quell'epoca si interessavano in questa maniera, si approcciavano in questa maniera al cervello. E se pensate che nel 1937, soltanto negli Stati Uniti, 450.000 pazienti erano istituzionalizzati, con dei costi esorbitanti, soprattutto perché erano malattie incurabili, non esistevano psicofarmaci, non esistevano cure di nessun tipo, la psicoterapia era appena nata, con Freud, che comunque era un europeo, per cui stava dall'altra parte del mondo, le distanze erano quello che erano, in passato non c'era la globalizzazione, per cui diciamo, questo è il contesto socioculturale dell'epoca. E nello stesso tempo ci fu l'invenzione dei raggi X, o la scoperta dei raggi X, però diciamo l'invenzione dell'applicazione in ambito medico, per cui si poteva vedere che cosa c'era dentro il cervello, e spesso si trovavano delle lesioni, dei tumori, delle cose che potevano giustificare tutti questi sintomi. Per cui c'era questa tendenza a localizzare spazialmente le cose a qualsiasi costo. E c'erano queste due scuole di pensiero, Freud da una parte, psicoterapia, Kraepelin dall'altra,
con chirurgia e trattamenti aggressivi per tutto. Oggi guardiamo a parecchie cose che sono successe in passato e diciamo, erano abbastanza ingenui, erano abbastanza terra-terra, però a quel tempo era una rivoluzione importante, andava esplorata, per cui tante volte, diciamo, anche questa idea del locazionismo, che poi si è rivelata non corretta, fu estesamente oggetto di ricerca. E da un punto di vista anche funzionale, quello che si sapeva del cervello era che lavorava tramite impulsi elettrici, e per cui quello che cominciarono a fare era dare l'elettroshock a questi pazienti, vedere l'impatto che l'elettricità aveva sul funzionamento cerebrale, come se oggi volessimo schiacciare il tasto reset di un computer sperando che si aggiusti da solo. C'erano shock che venivano dati chimicamente con l'insulina, ma si mandavano in coma i pazienti sperando che poi, emergendo dal coma, potessero migliorare. Per cui tanti esperimenti che oggi eticamente sarebbero molto contestati. L'elettroshock si usa ancora oggi in casi estremi, però è stato bandito da vari paesi, l'Italia è uno di questi. Nel frattempo, un neurochirurgo, un neurologo portoghese, Moniz, nel 1935 fece degli studi su disconnessioni del lobo frontale, questa parte qua del cervello, perché si era capito che in questa parte del cervello qui c'erano le funzioni più elevate, per cui il pensiero, come possiamo definire, umano. E lo faceva iniettando dell'alcol all'interno del cervello e causando dei danni. E su quella scia c'era questo neurologo americano che lavorava in Pennsylvania, Freeman, Walter Freeman, nel 1936, che ideò la lobotomia frontale. Ovviamente, non essendo neurochirurgo, si affidò a un altro dottore che si chiamava Watts e che faceva gli interventi per lui. E quando fecero i primi interventi, notarono che le persone dopo la lobotomia frontale erano più calme. Gli psicotici violenti o quelli che avevano parecchia ansia non avevano più l'ansia. La prima paziente che fu trattata era Alice Hammett, che soffriva di insonnia, aveva un'ansia altissima e soffriva anche di depressione. E questa paziente fu molto grata a Freeman perché non soffrì più di ansia. Certo, non era la stessa persona, però era calma. E per lei c'era questo sottile effetto collaterale, che non era più la stessa persona. Sì, beh, oggi potremmo dire assomigliava quasi a un vegetale, no? Cioè, nel senso, si aveva perso quella spinta che è propria dell'essere umano, no? Cioè quell'impulso per fare le cose di tutti i giorni, per avere le passioni, per crearsi hobby, aveva perso tutte queste cose qua. Però in confronto alla vita che aveva prima, si sentiva meglio. Scusami se ti interrompo di nuovo, facciamo anche un'ulteriore precisazione su questo punto, perché è importante. Allora, ovviamente, come ho detto all'inizio della live, perché adesso si è unita parecchia gente, tutte queste procedure, noi stiamo parlando di storia della psicochirurgia, e tutte queste procedure sono ovviamente inaccettabili dal punto di vista etico al giorno d'oggi. All'epoca eravamo in una situazione di assoluta sperimentazione e anche di mancanza, per certe cose, di regole e di linee guida etiche e di standard terapeutici per queste patologie. Parlando di standard terapeutici, uno dei motivi per cui si sperimentava così tanto è che teniamo presente quello che ha detto Angelo prima, vorrei sottolinearlo. Queste erano patologie che erano molto poco comprese, non si capiva nemmeno perché la gente le avesse, e erano molto mal trattate da un punto di vista farmacologico, perché sostanzialmente non esistevano dei farmaci adeguati. Mi ricordo che ancora quando ero piccolo io si parlava dei barbiturici come un farmaco che si poteva prendere per esempio per la depressione. C'era gente che sviluppava dipendenza da barbiturici, anche se per l'ansia, scusatemi, anche se questo è ancora il caso in casi estremamente selezionati, diciamo che la terapia farmacologica oggi è estremamente più diversificata.
è molto più particolareggiata. All'epoca letteralmente questi casi non si sapeva come trattarli, perché non c'erano le conoscenze neurofarmacologiche per trattarli. E nei casi più estremi, che sono quelli che poi poverini finivano anche nei manicomi, no? Nei ricoveri, negli internamenti che diceva Angelo, la gente era veniva considerata semplicemente intrattabile. E immaginate che vita miserabile che avevano questi pazienti. Per cui sostanzialmente parlavamo di casi che erano considerati per l'opinione pubblica irrecuperabili e tanto valeva provare. Ripeto, è un atteggiamento che scientificamente ed eticamente, soprattutto parlando, oggi come oggi non ha senso e nessuno farebbe una cosa del genere, però erano altri tempi, ecco. Prego, scusami. Sì, sì, parliamo soprattutto di un periodo dove i farmaci per i disturbi mentali non esistevano, quindi non c'era assolutamente nient'altro. E questo Freeman, che oggi è visto un po' come un mostro, sicuramente ha fatto delle cose eticamente scorrette, che erano scorrette anche nel periodo in cui le fece. Però, come al solito, nell'analisi delle cose storiche non c'è mai un nero e un bianco, cioè, ci sono sempre delle scale di grigio. E a tal proposito c'è un documentario molto bello, molto equilibrato, che è stato fatto nel 2008 da Jack Eli, che si chiama Il lobotomista, che consiglio vivamente, perché racconta molto bene la storia di questo Freeman e la storia della lobotomia frontale. Comunque sia, man mano che i casi si accumulavano, si vide che i risultati non erano così buoni come si poteva immaginare. Certo, Freeman dice che nei primi 200 casi il 60% delle persone si sentiva meglio, però quantificare questo meglio con i metodi dell'epoca e con questo spirito un po' troppo ottimista di Freeman nel riportare i suoi casi è sempre da prendere con le pinze. Fatto sta che Freeman, che era proprio aveva la voglia di portare di espandersi dal punto di vista professionale, di diventare famoso, ma soprattutto di trattare il più possibile quante persone possibile, ed essendo stato scaricato dal suo neurochirurgo Watts, che infatti aveva delle remore morali su questo tipo di operazioni, visti i risultati, si inventò una tecnica portatile per fare lobotomie da sé, quindi da neurologo, e dappertutto. Per cui modificò un ice picker, un picchetto per scongelare il ghiaccio, e usava quello strumento per fare le lobotomie, passando attraverso l'occhio, la parte superiore dell'orbita. Quindi faceva l'elettroshock prima ai pazienti e poi li lobotomizzava senza consenso. Certe volte andava negli ospedali psichiatrici e diceva: ok, oggi facciamo le lobotomie, i pazienti si mettono in fila e li facciamo uno dopo l'altro. Ci volevano soltanto 3 o 4 minuti per fare una lobotomia frontale, per cui in un giorno arrivò a farne addirittura 25. Insegnò a un psichiatra la stessa tecnica, e questo psichiatra arrivò a farne 75. Giuseppe dice: soffrivano molti pazienti? Veniva fatto l'elettroshock prima, per cui utilizzavano questi minuti di incoscienza per fare la lobotomia in sé per sé. E dopo alcuni di loro morivano sul tavolo, altri restavano in coma per qualche giorno, altri poi si riprendevano dopo qualche giorno, e alcuni stavano, tra virgolette, meglio, per cui perdevano quelle caratteristiche violente e di ansia che avevano precedentemente, o allucinazioni, però poi queste allucinazioni o questi stati di ansia tendevano a ritornare dopo qualche mese. Sì, era abbastanza un massacro, era una tecnica abbastanza rudimentale, soprattutto quando lui perse l'appoggio del neurochirurgo e dovette fare tutto da solo. Okay, comunque una brevissima parentesi anatomica per The Night Dreamers, che ci ha chiesto questa cosa.
Il problema fondamentale di una tecnica di questo tipo, ci sono tutt'oggi delle tecniche neurochirurgiche mini-invasive in cui si fa un forellino e si mette un cateterino, per esempio, ma ovviamente sono tecniche studiate e sono basate su dei reperi anatomici precisi e non sono praticamente mai tecniche destruenti di questo tipo. Cioè non si mette mai uno specillo dentro il cervello e si fa questo lavoro qui, perché il problema principale è il sanguinamento, che è completamente incontrollato. Nella fattispecie il motivo per cui molti pazienti soffrivano è perché a questo livello, fra i due emisferi cerebrali, decorrono due arterie molto abbastanza grandi, diciamo sono sempre abbastanza piccole, ma considerando che sono arterie cerebrali, sono importanti, che sono le arterie cerebrali anteriori. La maggior parte dei pazienti che morivano o che rimanevano in coma vegetativo dopo le lobotomie frontali, ci rimanevano perché queste arterie da questo raschietto da ghiaccio venivano sostanzialmente recise e quindi cominciavano a sanguinare in maniera del tutto incontrollata all'interno del cranio. Quindi sì, in molti casi che andavano male il postoperatore era un assoluto massacro, perché era una tecnica che era assolutamente incontrollata, fatta, sì, diciamo, tecnicamente si può fare qualsiasi cosa, ovviamente poi il risultato è quello che era. Si stima che lui, Freeman, fece fino a 20.000 procedure, fino alla sua morte nel 1972, perché lui continuò imperterrito a fare questo tipo di operazione, nonostante i dissensi fin dagli anni 50 nei vari congressi. Però, nonostante i dissensi, questa tecnica si dilagò per tutto il mondo e anche nel Regno Unito, per esempio, e complessivamente nel 1956 vennero lobotomizzate 60.000 persone. E questo poi portò a un risparmio stimato da parte di queste istituzioni mentali di circa $1 milione al giorno. Per cui all'epoca fu visto, ripeto, in assenza di altre terapie, fu visto come un aiuto significativo che serviva soltanto in alcuni casi, perché soltanto alcuni casi andavano bene, e poi la stragrande maggioranza avevano delle complicanze devastanti. Ci sono due, per fare due riferimenti al mondo cinematografico, ci sono due film che potreste vedervi per approfondire l'argomento. Uno si chiama Suddenly Late Summer, con Elizabeth Taylor, e questo è molto interessante perché fu fatto alla fine degli anni 50, per cui nonostante sia un noir più che un film di denuncia, è anche abbastanza superficiale, con tante inesattezze scientifiche, però fotografa un periodo in cui ancora la lobotomia non era oggetto di aperto dissenso, per cui è molto interessante vederlo. C'è già un risentimento verso questa pratica nel film, e il dottore, che è il protagonista del film, si configura un po' come uno psichiatra più che come un neurochirurgo, e fa le veci del freudiano della situazione, per cui lui cerca di trattare la malattia della protagonista in maniera psicodinamica, cioè facendo un lavoro freudiano nella sua mente e si dimostra vincente. Invece, un altro film che potreste vedervi, questa volta un po' più serio, questa volta un po' più di denuncia sull'argomento, è tratto dal libro Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesley, è una trasposizione cinematografica famosissima con Jack Nicholson nel 1975. Questo film critica aspramente le istituzioni mentali, facendo vedere la situazione dei malati mentali nelle istituzioni, e fa vedere come loro venivano trattati. Ovviamente è una cosa romanzata, non vogliamo dire che gli istituti mentali negli anni 70 fossero tutti così come si vede nel film, però da una relazione che fu pubblicata all'epoca, un terzo di questi ospedali psichiatrici non erano... Non rispettavano gli standard di dignità dei pazienti, quindi c'era un problema anche etico di come i pazienti venivano trattati anche in quel tempo. Ti interrompo un secondo per una notazione. Allora, innanzitutto
diciamo, vedete la cultura generale di Angelo sul fatto che vi ha citato due film di altissimo livello. Fra l'altro il primo io non l'avevo neanche mai visto, invece qualcuno con lo strumento del cuculo ovviamente lo conoscevo. Io invece avevo in mente banalmente Shutter Island con Leonardo DiCaprio, in cui, diciamo, il problema viene anche, diciamo, citato un po' alla lontana. Veramente un paio di domande proprio al volissimo. Annalisa, su Elon Musk ci torniamo dopo, quindi ricordamelo alla fine della live. C'era una domanda che mi interessava, eccola, che ci chiede Roberto Barone: ma le allucinazioni andavano via e poi tornavano dopo un mese grazie alla plasticità cerebrale? La mia risposta breve sarebbe anche, non so se Angelo vuole rispondere in qualche altro modo, è difficilissimo da dire perché tornassero, però sì, allora, probabilmente c'entra anche quella. Allora, praticamente quello che succede al cervello quando viene operato, essendo queste funzioni in un network, se tu distruggi una parte della ragnatela, sicuramente hai una ripercussione sull'intera struttura. Però poi quello che succede, se i punti cruciali del network sono altrove, allora questi sintomi tendono a ritornare. Le allucinazioni, che sono parte della psicosi, quindi malattie come la schizofrenia, non hanno una sede specifica nel lobo frontale, hanno una origine nella relazione che l'intero cervello ha con la realtà. Per cui sono network molto molto più estesi. Quello che succede quando tu interferisci chirurgicamente col cervello, per un periodo di tempo hai una quiete assoluta per via del fatto che il cervello è stato danneggiato chirurgicamente, ma poi dopo qualche settimana, quando il cervello si risveglia, tutti i vari network ritornano a lavorare, e se il network ha i suoi nodi cruciali altrove, non nel lobo frontale, allora anche le allucinazioni ritornano. Le allucinazioni possono venire dal lobo temporale, dai nuclei più profondi che alterano la percezione della realtà a un livello ancora più basale, più primordiale, nel flusso di informazioni cerebrali. È una cosa che succede spesso, per esempio, nella chirurgia dell'epilessia, no? Che il fatto che dopo che opera un paziente per un periodo non ha più assolutamente nessuna crisi epilettica, e poi a distanza di un anno, due anni, ci può essere una recidiva, perché probabilmente il vero focus della crisi epilettica era altrove. Molto spesso, in alcuni casi è molto difficile trovare il vero focus, per cui la chirurgia dell'epilessia non è al 100% soggetta a successi al 100%, ma c'è un margine di fallimento. Però quasi tutti i pazienti, appena dopo l'intervento, non hanno crisi epilettiche. Comunque, ritornando alla nostra psicochirurgia, Freeman continuò per tutta la vita e lobotomizzò anche persone famose, attrici, attori, personaggi dello spettacolo in generale. Lobotomizzò anche nella sua prima fase, quando ancora faceva gli interventi chirurgici veri e propri con Watts. Rosemary Kennedy, la sorella di John Kennedy, che aveva 23 anni, e quell'intervento andò molto male. Lei rimase profondamente disabile per tutto il resto della vita. E il motivo per cui fu lobotomizzata è perché aveva degli atteggiamenti troppo frivoli, che non erano graditi al resto della famiglia, per cui il padre di Rosemary Kennedy, preso da questo entusiasmo per la lobotomia, chiese a Freeman un consulto, e lui appoggiò la richiesta e fecero questo disastro. Comunque è interessante notare come questa lobotomia frontale non fu ostacolata da critiche sociali anche dal mondo scientifico, ma fu eliminata dalla pratica clinica soltanto con l'introduzione degli antipsicotici. Per cui nel 1974... quando furono inventati i primi antipsicotici, la clorpromazina in particolare, che venne pubblicizzata con il nome di lobotomia chimica, per quanto era famosa la lobotomia a quel tempo, lobotomia chimica reversibile,
quel farmaco diede il colpo di grazia alla, a questa pratica che oggi possiamo definire primordiale e rozza. Allora, cosa successe dall'invenzione dei farmaci? Il progresso continuò sotto forma di una ricerca scientifica molto più regolamentata. Adesso, diciamo, la ricerca è su delle linee in cui si cerca di identificare dei nodi cruciali che possono essere o disconnessi o neuromodulati, per cui non si parla più di distruggere una parte del cervello, ma di impiantare degli elettrodi in zone strategiche e neuromodularli con dell'elettricità che può essere variata nei parametri. Ora, questa cosa, anche se sembra abbastanza ai margini della scienza, è ancora abbastanza primordiale, perché se voi pensate di poter modificare un circuito così delicato come quello cerebrale, dei circuiti così sofisticati come quelli cerebrali, soltanto iniettando dell'elettricità, siamo ancora lontani dall'ideale. Però è già qualcosa verso un atteggiamento più selettivo e soprattutto non distruttivo del cervello in generale. I campi di interesse attualmente sono quelli che sono i più diffusi, per cui la depressione, le dipendenze, i disturbi del movimento, l'obesità sono i target più studiati al momento. Questa selettiva attivazione e disattivazione elettrica si chiama DBS, che significa Deep Brain Stimulation, è nata negli anni 90, sì, è entrata nella pratica comune, quando era ormai assodato che si poteva comunicare con i neuroni attraverso l'elettricità. Però siamo ancora lontani da una psicochirurgia scientifica ed efficace come vorremmo. Giulio, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, allora innanzitutto ci sono varie domande dalla chat, ma per quanto riguarda la DBS, alcuni disturbi, nei disturbi psichiatrici. Allora, innanzitutto facciamo un po' di approfondimento sul discorso DBS, nel senso che questa è una pratica che come ha detto Angelo, è stata introdotta negli anni 90 per patologie che in realtà non sono psichiatriche, o almeno che un tempo erano considerate almeno parte di esse psichiatriche, che e oggi ovviamente non lo sono più. Cioè, in particolare la DBS, Deep Brain Stimulation, si fa per i disturbi del movimento. E quindi parliamo di morbo di Parkinson, un altro disturbo che si chiama corea di Huntington, per esempio, può essere trattata con la DBS. Una sindrome che appunto era considerata tra l'altro psichiatrica. Ci sono dei bellissimi non romanzi, ma saggi di un neurologo che lavorava alla Columbia University, se non sbaglio, famosissimo Oliver Sacks, che è l'autore di Risvegli, fra l'altro, da cui è stato tratto un bellissimo film con Robert De Niro, e ha scritto tantissimi libri molto interessanti. Una sindrome di queste che era scambiata erroneamente per psichiatrica, ma che in realtà riguarda un circuito che si chiama extrapiramidale, e che è un circuito responsabile del movimento e di anche di alcune elaborazioni cognitive, è la sindrome di Tourette. La sindrome di Tourette è quella sindrome in cui la persona afflitta ha sostanzialmente dei tic nervosi incontrollabili che poi inspiegabilmente si possono placare quando la persona è focalizzata a fare un determinato task. Per esempio, appunto, Oliver Sacks descrive l'esempio proprio di un chirurgo, non un neurochirurgo, ma un chirurgo generale, che quando operava, paradossalmente, i tic gli calavano sostanzialmente, e comunque anche quando aveva le rare volte in cui aveva i tic mentre operava, i tic non interferivano con la sua manualità chirurgica. Ecco, è facile capire perché la sindrome di Tourette venisse scambiata per una patologia psichiatrica. Se guardate dei video, ci sono su YouTube, la sindrome di Tourette poi assume anche dei tratti a volte quasi grotteschi, comici, anche se questi malati poverini stanno male. Cioè, per esempio, ci sono dei pazienti con sindrome di Tourette che dicono ossessivamente una parolaccia mentre hanno il tic e non possono farne a meno.
Ma non è una patologia psichiatrica, è un disturbo del movimento in realtà, è un disturbo degenerativo, sembra, o che comunque si può correggere agendo su questo circuito extrapiramidale. Allora, tutto questo per dire cosa? Che la DBS è entrata nella pratica clinica per queste cose, ma potenzialmente ha delle applicazioni su alcuni disturbi psichiatrici. Ora, innanzitutto, diciamo, precisiamo anche un altro paio di cose. Perché la lobotomia frontale, non solo da un punto di vista etico è deprecabile, ma anche da un punto di vista funzionale non ha senso? Perché facendo la lobotomia frontale, assumendo che la procedura vada bene, bene nel senso che non causa ematomi devastanti e il paziente non è in coma vegetativo, quello che si fa è che sostanzialmente si disconnettono le connessioni che i due lobi frontali che stanno qui hanno con il resto del cervello. Infatti il termine adeguato sarebbe quello di leucotomia. Il punteruolo da ghiaccio che viene inserito sotto l'orbita sostanzialmente fa questo lavoro qua e taglia le fibre di connessione dei lobi frontali con il resto del cervello. Ora, sostanzialmente è come dire, devo ridipingere le pareti di camera, demoliamo casa. Questo è un po' quello che si faceva con la lobotomia frontale. Cioè ovviamente non poteva funzionare. Sì, alcuni pazienti stavano meglio, ma perché? Perché avevano una schizofrenia, una psicosi talmente acuta e talmente intrattabile che l'unico modo per trattarla sostanzialmente veniva visto come quello di spegnere l'interruttore. Cioè, quello che rimaneva dopo queste procedure era un'altra persona. Quindi questo chiaramente, da un punto di vista anche funzionale, non può essere considerato un bel risultato. Ora, Simone, ora ti rispondo. Qual è la differenza con le potenziali applicazioni su cui poi magari Angelo può approfondire e diciamo delle quali abbiamo parlato un po' anche con Favaretto? Infatti questo è un argomento che con Favaretto poi vorrò riprendere in alcune live in futuro. Che sì, adesso abbiamo una concezione, abbiamo una conoscenza estremamente più estesa dei disturbi psichiatrici e quindi sono anche le depressioni, come diceva giustamente Favaretto in una delle ultime live, la depressione non è la depressione, ci sono tanti tipi di depressione, ci sono tanti tipi di ci sono tantissime sub diciamo divisioni della diagnosi di depressione dovute a tanti fattori con delle caratteristiche cliniche diverse. Il disturbo narcisistico estronico di personalità possono sovrapporsi a un quadro di depressione, l'ansia spessissimo si sovrappone a un quadro di depressione, insomma abbiamo capito che i disturbi psichiatrici sono infinitamente più complessi di quanto pensavamo. Ma abbiamo anche capito, da un punto di vista un pochino più riduzionistico e localizzatorio, che ci sono alcune strutture che sono implicate nei disturbi psichiatrici che sono un po' più responsabili di quel disturbo psichiatrico o di un altro. Un esempio tipico, per esempio, negli uomini questo è un po' più un problema, perché gli uomini hanno il testosterone che diciamo ci rende propensi un po' di più, statisticamente parlando ovviamente, cioè parliamo di grossa generalizzazione, ci rende propensi all'aggressività. Il testosterone, l'aggressività degli uomini, un altro dei centri del cervello uno dei centri del cervello che la modula è l'amigdala. Allora, per esempio, per i malati con psicosi o con scatti di rabbia incontrollabili, c'è allo studio, al momento che io sappia non c'è nulla di pratico, è tutto sperimentalissimo, la possibilità di fare procedure selettive sull'amigdala per modificarne gli impulsi. Tutte queste procedure non hanno nulla a che vedere con la leucotomia frontale, che, come dicevamo prima, è una procedura estremamente invasiva. Qui si parla di DBS, cioè quello che si fa è che si fa un forellino nel cranio e si inserisce un elettrodo connesso a uno stimolatore. E questo elettrodo, fra l'altro, può essere acceso o spento a richiesta, cioè a intervento finito. Lo stimolatore viene messo sotto cute. Nel Parkinson il malato spessissimo ha addirittura l'interruttore appresso, cioè se lo può spengere se lo può riaccendere a suo piacimento. Oddio, fino a poco tempo fa l'interruttore ce l'hanno solo i medici nei centri specializzati, se non sbaglio, potrei dire una cretinata. Adesso credo che sia allo studio anche la possibilità di darlo al malato stesso, perché a volte fa comodo spegnerlo per una serie di motivi. Comunque, quindi queste procedure, come potete capire, sono estremamente più precise, estremamente più targetizzate e con dei criteri diagnostici molto più specifici. E ripeto, comunque la maggior parte di queste procedure non sono ancora standard clinico, sono delle cose che sono allo studio. Però ecco, a mio modesto parere, un margine su alcuni casi specifici per provare delle terapie chirurgiche estremamente più mirate, selettive, eleganti e precise e ovviamente eticamente accettabili c'è.
ma queste procedure non hanno più niente a che vedere con quelle che si facevano in passato. Non so se Angelo tu vuoi aggiungere qualcosa su questo. No, penso che hai detto tutto. Per rispondere a Simone e Giuseppe che chiedono, Simone dice, ah, ma la chirurgia è così grossolana, come si fa a pensare che la chirurgia possa modificare qualcosa che a livello più microscopico, come il flusso di pensieri e il comportamento? E poi Giuseppe dice, possiamo utilizzare dei robot per modificare l'accuratezza degli interventi neurochirurgici in modo tale da essere così precisi da danneggiare o da stimolare soltanto le strutture di interesse. Allora, dunque, per quanto riguarda i robot e il DBS, cioè la stimolazione, cioè questa cosa di neuromodulare le strutture cerebrali, già usiamo dei robot, cioè non facciamo a mano libera, sono delle strutture submillimetriche che dobbiamo identificare con un sistema di pianificazione preoperatoria che avviene giorni prima dell'intervento, e poi il giorno dell'intervento quello che si fa, si dà le coordinate al robot e poi il chirurgo segue le traiettorie che il robot in maniera molto precisa, in maniera submillimetrica, con errori dello 0,05 millimetri, qualcosa di questa entità, di questa magnitudine, si può sì, soltanto con questo tipo di interventi si può fare DBS in maniera seria. Però qual è il problema di base? Che idealmente uno dovrebbe conoscere il meccanismo preciso neuroanatomico alla base di queste disfunzioni. E questo al momento non succede, perché non sappiamo esattamente quali sono i correlati anatomici di un qualcosa che dipende sì dall'anatomia, ma dipende anche dalla chimica nel cervello, dipende dalla sovrapposizione di vari circuiti e interazioni di questi vari circuiti tra di loro. Per cui per identificare il nodo, i nodi su cui agire chirurgicamente, bisogna prima fare un sacco di ricerca prima e cercare di capire effettivamente dove andare a parare. Inoltre, i sistemi di DBS che ci sono adesso sono, come si dice, dei sistemi a loop aperto, open loop, cioè tu programmi il tuo computerino che comanda l'elettrodo e il computer fa quella ripetizione di segnali, cioè manda quel tipo di impulsi, non ha nessun feedback dal cervello per modificare la propria azione. Quello che in futuro servirebbe è creare dei computer con intelligenza artificiale, miniaturizzarli in modo tale da poter stare nella teca cranica quando si inseriscono e comunicare, avere un feedback con questi circuiti e dare l'impulso che serve, quando serve, come serve, con i parametri che serve, dove serve, nei nodi cruciali che ci interessano. E questo al momento non è possibile, perché non siamo a quei livelli di conoscenza del cervello e di quei livelli di tecnologia tali da poter usare questo tipo di macchinari che non esistono. Tra l'altro Annalisa ci stava chiedendo, quindi la neurochirurgia è simile alla microrobotica industriale quando incidono sui microchip, e aveva fra l'altro, se non sbaglio, fatto un'altra domanda simile più in là, prima, poco fa, a cui mi ero riproposto di rispondere, su Elon Musk. Diciamo, Elon Musk quindi sta trovando cure per questi problemi. Allora, la risposta è ni a entrambe le domande, nel senso, la neurochirurgia è simile alla microrobotica industriale quando incidono sui microchip? Sì, quando è possibile è così, ed è esattamente quello che diceva Angelo adesso. Per esempio, nel morbo di Parkinson, il target del morbo di Parkinson, quando si fa DBS, cioè quando si inseriscono questi elettrodi, è un nucleo estremamente piccolo, che si chiama nucleo subtalamico del Lewis, che penso sia lungo mezzo millimetro, dire tanto, ed è la congiunzione fra una struttura che avevamo accennato alla prima live, che si chiama talamo, e un'altra struttura che si chiama mesencefalo, che sostanzialmente infilando l'elettrodo lì e poi accendendolo, quello che fa è che le connessioni di questo nucleo vanno a modulare un'altra serie di connessioni di un circuito che noi però conosciamo estremamente bene, che è il circuito di programmazione del movimento. In un disturbo come la schizofrenia, qual è il problema di un disturbo come la schizofrenia? Che esistono
diciamo, diversi circuiti in parallelo che sono alterati, che lavorano insieme, cioè o lavorano male insieme, e che innanzitutto è estremamente difficile cercare di, tra virgolette, di mappare. Cioè, se voi avete tante strade che corrono insieme e due o tre di queste decine di strade sono patologiche, anzi in questo caso parliamo di milioni di strade perché sono connessioni, assoni di neuroni che corrono insieme, come avevamo detto nella prima live, e avete milioni di neuroni che corrono insieme, milioni di neuroni con miliardi di connessioni sinaptiche, cioè che si contattano fra di loro miliardi di volte, e una frazione di questa è patologica, è già un casino individuarla. In più, probabilmente, quello che succede è che ci sono tanti circuiti in parallelo che in realtà sono patologici perché non si è capito quale sia il primum movens. Per esempio, un disturbo come la schizofrenia, in cui ci sono crisi di panico, cambi di personalità, allucinazioni e, diciamo, comportamenti incontrollati. È un disturbo estremamente complesso che attiva diversi lobby cerebrali. Ogni lobby cerebrale contiene miliardi di neuroni. Quindi questo è il problema che abbiamo adesso ed è lì che purtroppo non possiamo intervenire. Poi c'è da dire un'altra cosa, che questa è interessante. La chirurgia, noi siamo due neurochirurghi, però la chirurgia, questo va detto, è sempre l'estrema ratio. Cioè noi, da neurochirurghi, siamo ben consapevoli che quando si può non operare è meglio, perché ovviamente la chirurgia è comunque uno dei trattamenti medici più invasivi che esista. Okay? Va detto che i progressi da un punto di vista neurofarmacologico su queste patologie degli ultimi 40-50 anni sono stati impressionanti. Cioè molti di questi casi adesso sono trattati molto meglio di come erano trattati prima e è sorta tutta la branca della psichiatria comportamentale, cioè della terapia invece quella comportamentale, che coadiuvando la terapia farmacologica in molti casi ottiene dei risultati incredibili. Nessuno guarisce mai veramente da una diagnosi di schizofrenia, o pochissimi che io sappia. Qua veramente servirebbe Favaretto, non vorrei dire inesattezze, se ci stai ascoltando, perdonami. Pochissimi guariscono realmente da una diagnosi di schizofrenia, ma moltissimi stanno meglio grazie a una combinazione di questi trattamenti. Quindi ecco, questo anche va detto. Ci sono un altro paio di domande. Allora, non esistono robot che possono fare un EEG durante l'intervento? Beh, qua abbiamo il maestro dell'epilessia, quindi questa la rimbalzo subito ad Angelo. Allora Roberto, sì, non serve un robot per fare l'EEG durante un intervento. Quello che noi facciamo, quando non sappiamo da dove le crisi epilettiche vengano, però abbiamo un'ipotesi di una parte del cervello che potrebbe essere responsabile, quello che facciamo è col robot inseriamo degli elettrodi in delle zone strategiche che noi pensiamo debbano essere monitorate e poi il paziente si risveglia a reparto con questa serie di elettrodi in testa, possono essere 15, 20, a seconda, in media si cerca di non metterne più di 15, però si monitorizza il cervello, questa volta non come si fa normalmente con l'EEG, cioè si mettono le pecette sulla pelle, per cui quello che si ha è un'idea di quello che succede sulla superficie del cervello, ma si entra proprio in profondità e quindi si ha un'idea 3D di quello che succede nel cervello. È come quando uno passa vicino alla stanza di un ufficio e sente un sacco di voci, schiamazzi e cose così, cerca di capire chi stia parlando soltanto da appoggiando l'orecchio sulla porta. Sì, può farsi un'idea, però un'idea molto più chiara ce l'ha se apri la porta e va a vedere chi c'è dentro la stanza effettivamente. Quindi questo è quello che fa lo stereo EEG. Ci sono un sacco di ricerche su dati accessori che possiamo ottenere grazie al monitoraggio delle varie aree cerebrali con questi elettrodi che in realtà sono messi per l'epilessia, ma monitorano anche le funzioni normali del paziente durante il monitoraggio, che può durare anche 2-3 settimane. Per cui sì, per rispondere alla tua domanda, già lo facciamo, gli EEG cerebrali profondi grazie a questa tecnologia. Allacciandomi a quello che diceva Giulio riguardo ai progressi della farmacologia e ai progressi della psicoterapia, questi sono fondamentali.
Ma qual è il problema oggi? Dove siamo oggi con i pazienti psichiatrici? Beh, prima di tutto c'è da fare una distinzione tra le nevrosi e le psicosi, no? Cioè, diciamo, la malattia più famosa per le nevrosi potrebbe essere la depressione, la malattia più famosa per la psicosi è la schizofrenia, per cui sono due mondi totalmente diversi. Nella psicosi c'è un allontanamento, una dissociazione dalla realtà, una incapacità di distinguere tra quello che è reale e quello che non lo è, e invece nella depressione c'è sostanzialmente un disturbo dell'umore grave che poi può sovrapporre a una dissociazione della realtà in alcuni casi più gravi. Però perché c'è questa spinta ancora nell'illusione attuale di poter attuare un qualcosa di chirurgico attraverso DBS o qualche altra forma di neuromodulazione che può arrivare in futuro? Perché ancora i risultati non sono soddisfacenti. Se voi vedete la definizione della salute mentale che dà l'OMS, è uno stato di benessere emotivo e psicologico oltre che fisico, per cui le malattie psichiatriche entrano a buon diritto nelle malattie in cui ci si dovrebbe spendere più soldi e risorse, anche considerando che un quarto delle persone durante la loro vita ha esperienza di un disturbo mentale, un terzo di queste guarisce completamente, dovrei dire che probabilmente si tratta di persone che hanno avuto qualche tipo di nevrosi, quindi c'è un tale afflusso di pazienti mentali alle strutture sanitarie oggigiorno che veramente un cambio di marcia è necessario. Ora, se prendiamo il 2017, vediamo che 850.000 persone si sono rivolte ai servizi mentali, 7.600 sono stati le ammissioni in ospedale obbligatorie, TSO, su 100.000 ricoveri psichiatrici ogni anno. Persone nel cuore della loro vita, cioè tra 45 e 55 anni, sono più colpite, con vari problemi. Depressione è una delle maggiori cause di malattia mentale, poi schizofrenia, disturbi di personalità, abuso di sostanze, ritardo mentale. Sono spesi ogni anno 350 milioni di euro per antidepressivi, 75 milioni di euro per antipsicotici, il che significa circa 80 euro a testa di tasse. In Italia il budget per le malattie mentali è del 3,5% dell'intera spesa sanitaria, ma se andiamo a vedere quante persone richiedono servizi psichiatrici, è il 15% delle persone che si rivolgono a strutture sanitarie, per cui vedete come il budget per le malattie mentali è molto molto al di sotto di quello che si dovrebbe. Se voi pensate, la depressione soltanto riguarda 300 milioni di persone al mondo contro i 50 milioni di persone affetti da demenza. Probabilmente la demenza fa un po' più notizia della depressione, che sembra essere una malattia sommersa. Quindi questo nonostante i farmaci, nonostante la psicoterapia. E ovviamente qual è il problema? Non dico che la chirurgia sarà in futuro, magari fra 100-200 anni, quello che cambierà queste statistiche, però potrà dare una mano. In casi in cui si riconosce un sostrato anatomico, cioè una causa anatomica o di circuiti cerebrali, perché poi per il resto le malattie mentali sono così difficili da trattare perché hanno a che fare con i fenomeni che ci possono accadere nella vita, cioè per persone possono essere affette da depressione a causa di disoccupazione, malattie croniche, limitazione a svolgere una vita normale. Per cui vedete che realizzare bisogni, esercitare la propria funzione nella società, far fronte alle sfide quotidiane, queste sono le cose che negate le quali le persone poi tendono ad avere
disturbi mentali. Molte soluzioni a queste cose non sono chirurgiche, sono sociali, sono culturali, sono economiche. Per cui serve sicuramente più investimenti nelle risorse che già abbiamo per aumentare la forza lavoro, le risorse umane, le risorse economiche, le risorse di spazi fisici dove poter trattare queste persone. Se andiamo nella storia del sistema sanitario italiano, gli ospedali psichiatrici fortunatamente sono stati aboliti nel 1978 grazie alla legge Basaglia. Il concetto che Basaglia voleva portare è che questi pazienti non dovevano essere relegati e isolati dalla società, ma dovevano al contrario essere integrati. Per cui la chiusura di questi ospedali mentali doveva precedere un investimento massiccio nella medicina del territorio per cercare di portare i trattamenti psicodinamici, farmacologici, comportamentali, occupazionali nel territorio, però per fare questo ci vogliono persone, ci vogliono risorse economiche e ci vogliono spazi, cosa che ancora adesso nel 2020-2021 stentiamo a raggiungere. Sì, fra l'altro una bella riflessione l'ha fatta Favaretto, fra l'altro in una delle ultime live, diciamo, qua sfociamo un po' nel suo campo, infatti ripeto, penso che organizzeremo un'altra live su questo tema, magari integrando la sua grandissima esperienza clinica con diciamo con la nostra chirurgica, e sarà una live magari un pochino più, diciamo, in cui ci confronteremo su questi temi. Ma un'altra cosa che è interessante notare è il fatto che c'è tuttora un grande stigma sociale su queste malattie, come ha detto adesso Angelo e come stava suggerendo Annalisa, bisognerebbe parlarne di più. Tenete presente che queste procedure a volte venivano fatte, queste procedure di cui abbiamo parlato prima, cioè quelle storiche delle lobotomie frontali, a volte venivano fatte anche su persone che per gli standard di oggi forse verrebbero addirittura considerate sane, perché lo stigma sociale all'epoca era così forte che quello che succedeva è che da un trauma anche relativamente minore, come poteva essere una depressione postpartum, purtroppo tipicamente erano le donne più vittime di questo degli uomini, perché c'era il discorso delle isterie femminili, no? Di cui accennava Favaretto, cioè c'era questo marchio assolutamente privo di qualsiasi base scientifica, ma che si appioppava ad alcune donne per alcuni problemi oggettivi che avevano, cioè proprio di vita. Come ha detto Angelo, spesso queste cose sono conseguenze di traumi, di dolore, di esperienze di vita traumatiche, e innescano una spirale al ribasso, cioè la persona diventa più ansiosa, più depressa, eccetera eccetera eccetera. Poi ripeto, qua non voglio sforare nel campo di Favaretto, ne sa molto più di me, ma all'epoca, con lo stigma sociale che era infinitamente più alto di oggi, che tuttora, fra l'altro, tuttora oggi abbiamo un certo grado di stigma sociale su queste cose, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione individuale, potete immaginarvi la gente come andava a finire. Cioè c'erano alcune di queste persone, spesso donne, ma non solo, anche uomini, cioè per esempio i soldati col disturbo post-traumatico da stress sono un altro esempio eclatante, ed erano tantissimi. Immaginatevi che stiamo parlando del periodo fra le due guerre, immediatamente post seconda guerra mondiale. Se finivano nelle mani sbagliate, venivano sottoposti a queste procedure assolutamente assurde. Quindi ecco, prevenzione e parlarne di più, assolutamente sì. C'erano un paio di altre domande. Menzionate la di Federico sull'ictus. Sì, esatto, stavo proprio dicendo quello. Questo è proprio da neurochirurghi, questa domanda. Allora, come avanzata la neurochirurgia per i pazienti che hanno avuto un ictus? C'è differenza fra un evento ischemico emorragico e l'intervento si fa in acuto e subacuto? Questo non è neanche un capitolo di neurochirurgia. Questo è un volume a parte, cioè l'ictus ischemico emorragico è un volume a parte dei trattati di neurochirurgia, quelli 10 volumi. Io rispondo rapidamente, poi se Angelo vuole aggiungere qualcosa, ben volentieri. Allora, l'ictus ischemico, quando si tappa un'arteria del cervello, non viene quasi mai operato, perché... Allora, aspetta, mi correggo. L'ictus ischemico, quando si tappa un'arteria del cervello, può essere operato con dei criteri molto precisi,
non viene in realtà tecnicamente operato. Quello che si fa è un intervento di cosiddetta radiologia interventistica, cioè si va dentro il cervello con un dentro l'arteria incriminata con un cateterino. Ci sono varie procedure in realtà. Una è quella di dare un farmaco che provochi una trombolisi, come si dice. A volte si fa proprio una trombolisi meccanica, cioè si va con un cateterino e si cerca di togliere il coagulo. Si può fare, ha un ottimo successo, però ha dei criteri molto precisi, cioè deve essere fatto entro una certa finestra, perché se non è fatto entro quella finestra, il cervello non recupera e anzi si espone il malato a rischi di complicanze molto serie. L'operazione neurochirurgica vera e propria per l'ictus ischemico si fa soltanto in situazioni estreme, cioè quando c'è un enorme ictus che pone il malato a rischio vita. Allora a quel punto si fa un'operazione molto grossolana che si chiama craniotomia decompressiva. Quello che si fa è che si scalotta metà della calotta cranica quasi per permettere al cervello di espandersi. Si richiude la cute, si lascia il malato senza osso, una cosa abbastanza gruesome come si dice qua, e si aspetta che l'edema dovuto al rigonfiamento del cervello si sgonfi piano piano nelle settimane successive. Poi, quando è tutto più sgonfio, si rimette l'osso. Non salva il cervello del malato questa procedura, è semplicemente per salvare la vita. Quindi purtroppo qualsiasi disabilità dovuta all'ictus rimane là. Poi c'è l'ictus emorragico, che invece si può operare, è una patologia chirurgica, dipende, può avere delle cause o può essere spontaneo da pressione arteriosa. E quello si può operare, però dipende da dove sta, da quanto è esteso, da quanto sta male il malato da un punto di vista generale, perché è un intervento che comunque è gravato da un'altissima mortalità. Sono stati fatti dei trial clinici per capire se valga la pena operarli questi pazienti, perché spessissimo vanno male anche se l'intervento va benissimo, purtroppo. Si tende a operarlo ogni volta che si può, però è molto complicato. Ecco, i criteri diagnostici e i criteri per fare l'operazione sono molto complessi. Ecco, questo diciamo è una panoramica. Poi se Angelo vuole aggiungere qualcosa, mi taccio. No, assolutamente. L'ictus ischemico nell'ultimo decennio ha visto un tale progresso nelle tecniche. Hai menzionato la tecnica endovascolare, che è bellissima, e i nostri amici radiologi interventisti trovano un sacco di soddisfazione a sturare tutte queste arterie, perché veramente puoi modificare la storia naturale dell'ictus, salvare intere zone cerebrali da una morte certa. E, sì, noi come neurochirurghi siamo in una fase di mettere una toppa, come si dice, quando dobbiamo soltanto salvare la vita, però devo dire la chance migliore è quando si può togliere questo coagulo. Quello emorragico, devo dire, è più grave, perché c'è un danno ormai irreversibile nel cervello, dato dal sangue che ha già causato un danno. È quello che si può fare chirurgicamente, che si può togliere l'ematoma, però sicuramente non si può ristabilire le connessioni, per cui togliendo l'ematoma si evitano i danni della che derivano dalla ulteriore compressione da parte dell'ematoma sulle strutture circostanti, però non c'è questo concetto della neurochirurgia rigenerativa. Noi possiamo soltanto, al momento, possiamo soltanto togliere delle cose, disconnetterle, ma rigenerarle è molto difficile. Il DBS, in alcuni casi, per esempio il Parkinson, e una buona strategia di neurochirurgia, tra virgolette, rigenerativa. Che dici, Giulio? Vogliamo... Sì, facciamo un wrap up. C'è un'ultima domanda che Annalisa aveva fatto all'inizio, mi ero ripromesso di rispondere a questa. Se non ci sono altre domande, poi direi che chiudiamo. Annalisa, ma Elon Musk sta trovando cure per questi problemi? Allora, sì, anche. Neuralink sta esplorando questa cosa. Allora, c'è da dire questo, che Neuralink, secondo me, è una compagnia fantastica, però va detto a onor del vero che ci sono tante compagnie che fanno questa roba e lo fanno anche da prima di Neuralink, quindi questo va specificato. L'approccio di Neuralink all'inizio a me sembrava un po' azzardato, nel senso che avevo visto alcuni progetti e mi sembrava un po' azzardato. Adesso, chiaramente, hanno corretto molto in tiro e stanno facendo delle cose interessanti, però ecco,
nello specifico, ovviamente è una compagnia privata che non è neanche, non ha fatto neanche l'IPO, quindi vuol dire che non puoi comprare azioni di Neuralink al momento, che io sappia, per cui tutta questa roba è estremamente riservata, cioè io non so grossi dettagli di quello che stanno facendo. L'esperimento della scimmia che gioca al videogioco hanno reso pubblico ed è una cosa che si è già fatta anni fa, però ecco, progetti specifici sulle malattie psichiatriche purtroppo non so se se ne stanno occupando. C'è un'ultima domanda di Giuseppe, a parte il fatto, scusa Federico, ho cliccato per sbaglio su Federico. Federico, grazie, ringrazia. Volevo capire meglio. Ecco, sì, esatto, è per quello, per la granotomia decompressiva che da ictus. Che non si fa soltanto ictus, si fa anche per i traumi, alcuni traumi, ma sempre per lo stesso concetto. Cioè, quando il cervello richiede più spazio, perché c'è una cosa che lo ha irritato, che possa essere un ictus, che possa essere un trauma, quello che possiamo fare è togliere l'osso, che è quello che limita l'espansione cerebrale, e sperare che il cervello, acquisendo più spazio, possa superare questa fase acuta. È come quando, per esempio, sbattete il gomito sullo spigolo di una porta. Che cosa succede? Il gomito si gonfia, però il gomito si può gonfiare perché c'è soltanto la pelle intorno. Se uno sbatte la testa, il cervello si gonfia, però trova l'osso, per cui si può gonfiare soltanto verso l'interno, e questo aggrava il tipo di compressione causato dal rigonfiamento. Quindi togliendo l'osso si consente al cervello di espandersi verso l'esterno, quindi di non fare più danni verso l'interno. Roberto, penso che con questo poi chiudiamo. Grazie a tutti per averci seguito, fra l'altro è stata molto seguita come live e speriamo vi sia piaciuta. Se Angelo non ha altro da aggiungere, io ovviamente ringrazio tantissimo Angelo per aver partecipato e per aver portato le sue nuance su questa cosa. Allora, Roberto ci dice: suggerimento per la redazione, l'importanza della sperimentazione animale per lo sviluppo dei farmaci per uso neurologico e psichiatrico. Allora, qua ci vuoi infilare in una polemica enorme, ma noi non ci tiriamo indietro. Allora, fermo restando che se la sperimentazione animale non esistesse, noi saremmo tutti contenti, ovviamente, perché almeno in linea di principio fa parte di una di quelle cose che purtroppo servono, ma sarebbe meglio che non servissero. Il problema sostanziale per cui non si può fare a meno della sperimentazione animale, soprattutto in neuroscienze, è perché voi non avrete mai una cultura cellulare che gioca a un videogioco. Questa cosa non succederà mai. È un sistema interconnesso, come è quello del cervello umano, con tutta la neuroanatomia, la neurofisiologia e la neurofarmacologia, che abbiamo cominciato ad approfondire con questa rubrica, ma vi posso garantire che potremmo andare avanti per due, cioè, spero il più possibile, ma potremmo parlarne per 200, 300, 400 live, 1000. Non è simulabile al momento da nessun esperimento di laboratorio che non impieghi un modello che lo riproduca il più fedelmente possibile. Gli animali purtroppo sono il modello più fedele che abbiamo. Ci sono delle regole strettissime per usare gli animali oggi, come giusto che sia, e per limitare al massimo la loro sofferenza. Che fra l'altro da questo punto di vista io sono molto orgoglioso di lavorare nel Regno Unito, perché la regolamentazione qua viene applicata in maniera estremamente scrupolosa. Quindi sì, vanno usati al momento purtroppo, non se ne può fare a meno. Se vogliamo curare patologie serie come depressione, demenza, ictus stessi, eccetera eccetera, purtroppo non se ne può fare a meno. Però l'uso viene minimizzato, così come la sofferenza dell'animale viene minimizzata a norma di legge. Detto ciò, grazie a tutti per averci seguito, grazie ancora. Un po' di tempo? Sì, quanto vuoi. Allora, volevo rispondere a The Night Dreamers, che chiede se la stimolazione può avere effetti sull'obesità. Ah, bella, no. Questa, mi era sfuggita. Allora, non sull'obesità vista come, come condizione, diciamo, metabolica, parafisiologica, però ci sono delle sindromi, per esempio la sindrome di Prader-Willi, dove le persone tendono a mangiare per un disturbo ossessivo verso il cibo, cioè compulsivo anzi verso il cibo, mangiano con una voracità che va oltre l'appetito e tendono ad ingrassare. In alcuni casi si dice che mangiano fino alla morte,
Ci sono state delle sperimentazioni, per esempio nel Regno Unito, ma sono sicuro anche in tutto il mondo, su alcuni casi, una sindrome abbastanza rara. Io come neurochirurgo sono stato coinvolto in dei casi di Prader-Willi, perché il tipo di stimolazione che possiamo offrire è una stimolazione periferica su un nervo che abbiamo nel collo, il nervo vago, che va ad agire a livello diffuso cerebrale e può avere un effetto benefico. Però su una ricerca che è stata fatta su solo 3 pazienti, poi interrotta perché 2 su 3 non hanno avuto alcun beneficio, un paziente, che è quello che ho conosciuto di persona perché ho dovuto cambiare la batteria di questo generatore 5 anni dopo, ha migliorato di molto la sua situazione. La madre sempre estremamente grata a tutto il team per aver considerato questo ragazzo per questa sperimentazione, perché lei, proprio usando le sue parole, dice: lui avrebbe mangiato fino a morire, invece adesso conduce una vita relativamente normale, sempre in sovrappeso, però non ha più quegli stimoli, quei craving assurdi che lo portavano a mangiare in qualsiasi situazione, qualsiasi cosa. Poi per chiudere faccio una parentesi rapidissima, fra l'altro. È interessante che sia stato citato questo, perché mi ero dimenticato di citarla, ma la volevo. Prima ho citato l'amigdala, un'altra regione che è allo studio, fra l'altro, proprio per l'obesità, e non solo nelle sindrome di Prader-Willi, è proprio l'ipotalamo. È tutta una cosa estremamente sperimentale, ma nell'ipotalamo, l'ipotalamo è una zona che sta più o meno al centro del cervello, al centro della scatola cranica, scusatemi, più o meno all'altezza degli occhi, ma molto più in profondità. L'ipotalamo è pieno di nuclei che regolano il nostro equilibrio interno, la temperatura, la pressione arteriosa, il battito cardiaco, tante cose. Fra le altre cose, regolano il bilancio ormonale da tantissimi punti di vista. Infatti è connesso con una piccola ghiandola che si chiama ipofisi, che sta qui, anch'essa un po' più in profondità rispetto agli occhi. E so che sono allo studio, questo lo so per certo, delle procedure di DBS per fare target di alcuni nuclei dell'ipotalamo per combattere le forme più estreme di obesità, non necessariamente solo la Prader-Willi. Quindi ecco, questo per dire, in realtà la psicochirurgia potenzialmente ha delle implicazioni che sulla popolazione sono incredibili. Il problema, ripeto, è che dobbiamo essere sicuri che queste procedure funzionino nel momento in cui le metteremo in atto, cioè non ci possiamo più saltare sopra la garibaldina come è stato fatto nei 10 anni passati. Scusami Angelo, vai. No, per concludere il discorso della sperimentazione animale è uno delle grosse sfide del futuro, perché per le malattie mentali il modello animale di per sé non è un modello efficace, perché ovviamente sì, puoi stabilire dei parametri, cioè se un topo diventa ipoattivo allora significa che è depresso, però quello che manca agli animali, incluse le scimmie, gli animali più vicini all'uomo, è la parola, quindi la possibilità di avere un feedback con l'animale, un feedback umano, per capire come sta, qual è l'impatto sul disturbo psichiatrico in maniera fine. Questo è vero per le nevrosi, per esempio per la depressione, ma è ancora più vero per le psicosi, come per esempio la schizofrenia, per cui i modelli animali non funzionano come per gli altri ambiti della medicina, proprio perché stiamo parlando di malattie che sono l'essenza della definizione di essere umano. E questa è una delle sfide. Se voi vedete che per il Parkinson è stato fatto la neuromodulazione, però il circuito del Parkinson, che se andate su Google immagini è già estremamente complesso, è abbastanza semplice confrontato con qualsiasi circuito che vogliamo fare per una attività cognitiva superiore, dove uno deve prendere in considerazione la memoria delle esperienze passate, l'analisi
la critica delle conseguenze, la comparazione con i dettami morali, sociali, educazionali, un'integrazione con le nuove situazioni anche influenzate dalle emozioni, un equilibrio tra flussi paralleli che analizzano la situazione in maniera duale o opposta, tipo la flight and fight reaction, circuiti subconsci, quello che potremmo chiamare sesto senso, che interagiscono con quelli consci più o meno analitici e logici, per cui vedere la complessità della situazione e quanto sia difficile riprodurla su un modello animale. Penso di aver finito. Dammi un secondo che faccio vedere il circuito del Parkinson, visto che ne parlavi e lo citavi. Aspetta un attimo, sto cercando di aprire l'immagine che ho appena scaricato da Google. Vediamo un attimo. No, niente, non me lo sono perso, mannaggia. Vabbè, pazienza. Anche sì, cioè, servirebbe anche una maggiore integrazione tra il mondo della psichiatria e il mondo della neurochirurgia, no? Perché avevo accennato prima che noi siamo un po' la parte meccanicistica, no? delle neuroscienze, per cui c'è un lessico e una considerazione del cervello che tante volte si sovrappone solo in parte. E penso, Giulio, che con la puntata con Favaretto hai parlato di questa cosa più volte, no? Sì, esattamente. Favaretto è estremamente elegante perché dice sempre ci sono linguaggi diversi, che è vero, per carità, però sostanzialmente ogni volta che, almeno questo è una considerazione esclusivamente personale, io mi sento un troglodita ogni volta che parlo con lui, quindi diciamo perché ho un approccio molto più riduzionistico di come ce l'abbia lui. Ma non è sempre un vantaggio, anzi. E d'altro canto, loro hanno un concetto tridimensionale del problema, cioè una capacità poi di interfacciarla all'anatomia diversa, sicuramente diversa dal nostro spirito pratico in cui vogliamo vedere appunto il nodo di interesse. Per cui bisogna superare questo problema di comunicazione tra specialità, sicuramente questo è un ostacolo alla ricerca futura, anche se poi alla fine negli ultimi decenni quello che è emerso nella medicina è che non si va da nessuna parte, non si fa più nessuna grande scoperta se si lavora in proprio, bisogna avere un team con tanti specialisti. Penso per esempio agli ingegneri adesso, se vogliamo introdurre il concetto di intelligenza artificiale nella possibilità di neuromodulazione, per cui i team devono essere per forza di cose variegati e multidisciplinari. Assolutamente, infatti dalla multidisciplinarità in realtà emergono le scoperte migliori e i lavori migliori. Questo, diciamo, come immagine finale, questo è uno dei circuiti. Immaginate questo è il circuito implicato nel Parkinson. A sinistra vedete quello normale, schematizzato ovviamente, a destra quello del Parkinson, al circuito dei cosiddetti gangli della base. Il problema del Parkinson è che c'è la degenerazione di questa struttura qua, non so se riuscite a... Lo vedi il mio mouse, Angelo? Sì, sì. Perfetto, questa struttura qua che sarebbe il pathway nigro-striatale, cioè dalla sostanza nigra, cosiddetta, una struttura del mesencefalo che sta qua, allo striato, che è un nucleo molto complesso. Ecco, tenete presente che questo qua è uno dei circuiti che dal punto di vista anatomico è probabilmente uno dei più semplici che conosciamo in realtà. Immaginatevi gli altri. Quindi ecco, la complessità deriva da questo. Detto ciò, vedo che il pubblico non ha altre domande. Io sono estremamente grato ad Angelo per essere intervenuto a questa puntata. No, grazie a te. Penso che ne faremo un'altra. Penso proporrò a Favaretto di farne un'altra insieme per parlare di alcuni dei concetti che abbiamo affrontato. E niente, do appuntamento a tutti. Allora, la prossima settimana ci sarà una puntata che, diciamo, il 10 giugno, vi anticipo, parleremo di evoluzione del sistema nervoso insieme a Giacomo di Entropy for Life. E in realtà la puntata è organizzata dal Pub del lunedì sera, che è il mio podcast originario, ma andrà in onda anche su questo canale. Quindi, se volete seguirci, saremo qua 10 giugno alle 9 di sera, se non sbaglio, ma comunque seguiteci sui canali social e vedrete lì. Grazie ancora, Angelo, e buona serata a tutti. Buonanotte a tutti. Grazie.